Buongiorno a tutti, siamo giunti alla seconda seduta del nono seminario dedicato all'opera di Andrea Camilleri. E oggi ascolteremo quattro interventi eterogenei anche per i colleghi che partecipano, anche per le qualità, gli interessi dei colleghi che partecipano alla nostra conversazione. E anzitutto darò la parola al professor Giovanni Caprara dell'Università di Malaga. Traduttore e professore di filologia italiana nella sua università e attivissimo negli studi traduttologici intorno all'opera di Camilleri in castigliano. Su questo credo di ricordare che fosse, su questo tema credo di ricordare che fosse anche la sua tesi di dottorato. E allora Giovanni è uno dei pilastri delle nostre attività. A Malaga abbiamo svolto molti convegni e anche a Cagliari lui è venuto tante volte, come avete potuto vedere anche dal resoconto che ci ha fornito Mariella Ruggerini ieri sera della serie dei seminari, dei contenuti della serie dei seminari. Passerei immediatamente la parola a Giovanni. Perché possa intervenire. Giovanni, ci sei? Sì. Sì, buongiorno, Buongiorno a te. vi saluto tutti. Sì, purtroppo avrei tanto preferito essere là, ma le circostanze ci hanno proibito di poter realizzare questo seminario in presenza. Comunque è sempre un piacere vedervi tutti e soprattutto sapere che state tutti bene, soprattutto in questo momento. Diceva Duilio, il mio intervento di oggi verterà soprattutto sull'esperienza dei seminari realizzati in Spagna e farò chiaramente menzione a quelli realizzati presso questa università a Malaga. Come vedrete, diciamo, l'esperienza poi dopo si è allargata anche ad altri centri. E allora, provo a far partire una brevissima slide, giusto per avere un po' un riferimento. Non so se la vedete. Dovrebbe arrivare tra qualche minuto. Perfetto. Ok. Allora, dopo la mia prima partecipazione al seminario di Cagliari del 2014, la mia prima volta, è iniziata una intensa collaborazione con il progetto seminariale di cui oggi celebriamo questa nona o ottava edizione. Alla fine del seminario dovremo decidere se è la nona o se è l'ottava. Il primo atto istituzionale che servì a mettere in comune gli intenti dei due poli universitari, Malaga e Cagliari, e che da lì a pochi mesi avrebbe dato il via ad un percorso congiunto di collaborazione, fu la firma di un accordo d'intesa, trasformatosi poi nel patto che aprì la stagione dell'importantissimo progetto seminariale prima e dei quaderni Camilleri poi. Al patto il lungimirante professor Marci avrebbe poi dedicato il numero uno, quello del 2016, il primo dei quaderni camilleriani. Fu per me l'inizio di un sodalizio importante che ha dato splendidi risultati sia dal punto di vista personale che professionale. L'amicizia con Cagliari prima, il viaggio continuo dei nostri seminari, poi l'avventura dei quaderni, le tante letture, la responsabilità dei referaggi, anche se non smetterò mai di ringraziare la redazione cagliaritana su cui pesa un lavoro enorme, e poi la ricerca sul romanzo giallo sono diventati parte della mia esperienza. Devo quindi tanto a questo patto e ne sono felice, veramente tanto felice, pur se riconosco di aver contribuito minimamente al successo di questo progetto. Venendo adesso ai seminari, il primo incontro sull'opera di Andrea Camilleri realizzato presso l'Università di Malaga, per la cronaca il terzo seminario, fu quello del 2015. Si celebrò tra il 23 e il 29 aprile la partecipazione di un nutrito gruppo di studiosi cagliaritani, congiuntamente ad alcuni colleghi spagnoli, che avevano già lavorato sull'opera di Camilleri e che da lì a pochi anni avrebbero aderito anche ad altre iniziative. Fu la dimostrazione della fondatezza di quel patto. L'idea piacque fin dal primo momento, il merito non fu ovviamente mio, se quel seminario riscosse un successo notevole, ma il successo era veramente di Camilleri, della sua opera, per cui richiami costanti alla Sicilia, ai suoi personaggi,
all'ambiente, insomma, a tutto Camilleri. Yolanda Romano dell'Università di Salamanca, Cesareo Calvo dell'Università di Valencia, Vivinque Mani dell'Università di Murcia, Linda Garosi di Cordova, furono soltanto alcuni dei principali protagonisti di quel primo incontro malaghegno. Per nostro espresso volere vi parteciparono anche due scrittori, Custo Navarro e Carmelo Naia. Ma fu la presenza di alcuni traduttori che destò da subito la massima attenzione degli assistenti. Era la prima volta che si esponevano così tanto, e per lo più in casa, in Spagna, per giunta in una università dove gli studi di traduzione erano già piuttosto avanzati. La loro presenza non passò certamente inosservata. Di fatto quel seminario segnò per noi l'inizio del sodalizio con Pau Vidal e Anna Casassas, i traduttori presenti in quell'occasione, entrambi catalani ed entrambi traduttori al catalano di Andrea Camilleri. Ricordo con enorme piacere quei giorni. Per me fu l'occasione di avvicinare colleghi di cui avevo sentito parlare, ma che per varie circostanze non avevo avuto il piacere di conoscere ancora personalmente. Alcuni di loro sono presenti oggi a questo seminario e li saluto tutti affettuosamente. Per cui, grazie ai loro contributi, il patto si estese. Quel seminario servì a maturare e a crescere in vista della seconda edizione del seminario, che ebbe luogo l'anno successivo, nel 2016. Quello fu senza dubbio un anno molto importante e anche molto intenso. Ricordo infatti con grande emozione gli avvenimenti che riuscimmo ad organizzare. Il quarto seminario ebbe luogo tra il 3 e il 5 maggio del 2016. Riuscii a portare a Malaga la splendida collezione di libri di Andrea Camilleri, scritti fino a quel momento. Erano circa una novantina ed erano già un'enormità, un particolare che non fu trascurato dai tanti visitatori, circa un migliaio, stando alle cifre poi raccolte dall'ufficio protocollo dell'Università di Malaga. Grazie all'interessamento di Stefano Salis, che ringrazio affettuosamente, e della Sellerio, riuscimmo ad organizzare la mostra intitolata Camilleri a primera vista. Il luogo prescelto dove allestimmo le teche contenenti preziosi esemplari fu il cortile interno del rettorato della nostra università. Potete vederlo nella foto. Oltre al sottoscritto, da sinistra a destra, il nostro caro professor Giuseppe Marci, la collega Daniela Zizzi, il cui ruolo fu molto importante per quel progetto, e poi vi dirò, il nostro rettore José Ángel Narváez, tuttora in carica, e la direttrice del Dipartimento di Filologia Spagnola, Italiana e Romanica, Belén Molina. Avevo avuto la fortuna di visitare a Cagliari quella stessa mostra, nel mese di febbraio del 2016, mostra che fu allestita presso la Cittadella dei Musei, e ne rimasi così colpito nel vedere tutto quel Camilleri dinanzi ai miei occhi che decidemmo di portarla a Malaga, almeno i libri, visto che per l'autore iniziava già ad essere un problema muoversi. Come già fatto quindi a Cagliari, riuscimmo a confezionare un catalogo splendidamente editato, con una definizione dei colori e un'impaginazione impeccabili, frutto di una generosa regia, senza dubbio, che vide protagonisti molti studenti di Malaga e di Cagliari, i quali realizzarono, sotto l'attenta direzione della professoressa Daniela Zizzi, i testi, offrendo traduzioni bilingue di ottima qualità. Molti studenti cagliaritani, come ricordava ieri la professoressa Ruggerini, approfittando del seminario e di quella collaborazione, vennero addirittura a Malaga. Per quanto riguarda il seminario, invece, uno degli argomenti principali affrontato dai numerosi studiosi, che anche in quell'occasione risposero al nostro invito con una nutrita presentanza proprio dell'Università di Malaga, fu il paesaggio e nel caso specifico la Sicilia, vista sia attraverso i testi di Camilleri, ma anche nelle belle sequenze televisive della serie del commissario Montalbano, che già a quel tempo stava trionfando la domenica sera nel secondo canale della televisione spagnola. Per cui, anche grazie a quella produzione, divenne molto più facile far capire al nostro pubblico e soprattutto ai tanti studenti che seguivano i corsi di italiano e anche il seminario, l'importanza della scena nell'opera di Camilleri e soprattutto il valore storico di quel barocco siciliano di discendenza chiaramente spagnola, un filo rosso che unive e che continua ancora ad unire la cultura siciliana a quella parte della cultura spagnola, quasi come se fossero due poli sovrapposti, forse caso unico in tutto il Mediterraneo. In questo senso mi sembra doveroso risaltare il generoso contributo offerto dalla collega Carmen Camacho, ordinaria di storia dell'arte presso il nostro Ateneo,
ma soprattutto a Juan Francisco García Gómez, prematuramente scomparso purtroppo, lasciando un vuoto umano e accademico tremendo. Tra l'altro, Juan Francisco, non so se lo ricordate, collaborò successivamente ad un numero dei quaderni, esattamente il numero 5, quello del 2018. Il collega riuscì a vedere quel numero, lo tenne fra le mani, non smetteva di sfogliarlo, fu veramente contento di quella collaborazione. Ma il quarto seminario di Malaga del 2016 fu importante anche perché nel corso dello stesso riuscì ad organizzare alcune tavole rotonde, seguendo un po' lo schema messo in atto già a Cagliari, tavole rotonde alle quali parteciparono colleghi spagnoli insieme, i quali proposero spunti molto interessanti su temi a noi cari, sia linguistici che traduttologici. Ricordo con affetto quella a cui partecipai io stesso, insieme a Juan Andrés Villena e a Emilio Ortega Arjonilla. Anche egli oggi non c'è più. Entrambi docenti ordinari di linguistica il primo e traduzione il secondo. Emilio, riuscì a portarlo anche a Cagliari nel 2019. Era un tipo vulcanico. Avevamo collaborato alla realizzazione di un interessantissimo volume, Guerra Linguistica, Traduzione e Cultura, insieme al collega Villena, pubblicato poi dalla prestigiosa casa editrice tedesca Paterland. È uscito soltanto qualche giorno prima del seminario. Nel corso di quella tavola rotonda, oltre ai canonici argomenti linguistici, legati soprattutto all'importanza della variazione e alla sua difficoltà nel contesto traduttivo, a quanto possano pesare determinate strategie traduttive, nonché all'importanza della trasmissione o della manomissione della cultura, si parlò anche della Camilleri, avendo io stesso apportato, a quell'edizione della Paterland, alcuni approfondimenti di carattere traduttologico, ispirati proprio alla difficoltà del trasferimento della parlata camilleriana in spagnolo. La presenza dei traduttori fu anche molto significativa. Parteciparono al seminario David Paradelia, Felia Filippetto e Carlos Mayor, anch'essi poi negli anni successivi avrebbero lasciato un segno del loro patto con noi nei quaderni. Traduttori eccezionali, persone eccezionali che con umiltà si sono sottoposti al bombardamento delle nostre domande e dobbiamo dire che ne uscirono pure indenni. E per la prima volta conoscemmo due scrittori, Antonio Soler, considerato attualmente uno dei massimi esponenti della letteratura spagnola, la cui opera è servita anche da ispirazione a Pedro Almodóvar nel film Il Camino de los Ingleses, di cui uno dei protagonisti è un altro celebre malagueño, Antonio Banderas. Ma ricordo anche con molto affetto la visita dell'anziana poetessa Rosa Romojaro, che presentò e lesse una serie di poemi intitolati Relatos de Suspense, microstorie, approfondimenti ed esperienze. La vita spesso è come un giallo, disse Rosa Romojaro in quell'occasione, in cui si mescolano sensazioni e stati d'animo diversi: l'ansia, l'incertezza, la paura e la speranza di poter ricomporre i tasselli di una vita, elementi essenziali di un giallo e anche della sua poesia. Ma il 2016 ci regalò anche un secondo seminario iberico a Barcellona, esattamente quello del 13 aprile. Avemmo l'occasione di poter collaborare con i colleghi della Università Autonoma di Barcellona, città per antonomasia consacrata al giallo, non solo per i numerosi premi o per i saloni specializzati, una caratteristica che tra l'altro accomuna anche molte città spagnole, vedi Pamplona, Tenerife, Gijón e la stessa Barcellona, evidenziando l'enorme interesse per il noir in terra iberica, ma anche per la presenza di case editrici specializzate, Sex Barral, Random House, Anagramma, Lumen, Alfaguara. Barcellona richiama la nostra mente il ricordo di Manuel Vázquez Montalbán e del suo speciale rapporto con Andrea Cary, nonché a numerosi altri autori catalani come Eduardo Mendoza, Terence Moix, Andreu Martín, Juan Madrid, Juan Marsé, tutti autori di magnifici polizieschi di cui sappiamo poco, c'è ancora tanto da dire in Italia e anche nei nostri incontri. Tutti autori promotori di un vero e proprio ciclo spagnolo di gialli. Ad essi aggiungiamo certamente Carlo Zanon, Alicia Jiménez Bartlett, Arturo Pérez Reverte, Paco Ignacio Taibo II. Insomma, una tradizione, il giallo spagnolo e catalano, da non sottovalutare. Ma l'incontro di Barcellona, organizzato dai colleghi Miguel Edo, Anna Cristina Panarello e Adrià Martín, servì a focalizzare maggiormente il nostro interesse proprio nei confronti della traduzione della variazione linguistica. Guarda caso, proprio in Catalogna si parlava di variazione linguistica e dell'importanza dell'habla, della parlata, del testo letterario, e quindi anche in Andrea Camilleri. Si parlò di traduzione, intervennero Giovanni Brandimonte, Giuseppe Marci, Teresa Clavel, traduttrice di Andrea Camilleri allo spagnolo,
Lupe Romero dell'Autonomia di Barcellona e Alvaro Calero dell'Università delle Isole Baleari, proprio su questo argomento, la traduzione delle varianti regionali. Ecco, io credo che fu proprio da quei seminari del 2016, di Barcellona prima e Malaga poi, che cambiò qualcosa nel rapporto fra gli accademici e i professionisti della traduzione. Rendo merito ancora una volta al professor Marci che intuì l'importanza di questo dialogo e ci permise a tutti di capire che era fondamentale scambiare impressioni e non soltanto critiche sul lavoro svolto e su quello non svolto dai traduttori. Il dialogo da quei seminari in poi si intensificò e servì a rafforzare, forse più simbolicamente che altro, l'idea dell'universo che Andrea Camilleri ha saputo creare attraverso la sua opera, l'enorme telero, così come l'ha definito il professor Marci nell'ultimo quaderno numero 9, un'idea che oggi, pur se nella vastità della produzione di Camilleri, e soprattutto facendo i conti con l'enorme lavoro svolto da tanti traduttori nelle diverse lingue, ci porta a insistere nell'importanza del dialogo con loro. Pau Vidal, Carlos Mayor, Ana Casassas, Juan Carlos Gentile, in primis, ma anche Sartarelli, Quadrupagny, David Paradela, la russa Celisneva e anche la portoghese Simonetta Neto, almeno quelli che ho conosciuto, iniziarono a non vederci più come i critici del loro operato. Anzi, a questo rapporto di reciprocità, dove ognuno ha portato le proprie idee, credo si sia appurato prima di tutto l'enorme sforzo che viene compiuto dai traduttori nel tentativo di rendere quella lingua che tutti conosciamo accessibile a pochi, una lingua comprensibile ai più. E poi non dimentichiamoci dell'enorme responsabilità dei traduttori. Loro sono la voce dell'autore, sono l'autore che parla e sono anche la lingua che parla. E grazie a questo scambio, quindi, se oggi possiamo dire che nei seminari abbiamo appreso di più sulla pratica traduttiva, sull'interpretazione delle strategie, tante e diverse, che portano il traduttore ad essere ovviamente visibile nel suo lavoro e nel risultato conclusivo, dovendo inventare e reinventarsi ogni qualvolta, così come si interpreta e si reinventa una lingua. Si cerca di sfuggire all'ovvietà della standardizzazione, tanto criticata per le conseguenti perdite. Questo rapporto con i traduttori è migliorato. Alcuni di loro continuano a sostenere le nostre idee, a partecipare ai nostri incontri. Spero presto di riuscire a sbobinare una recente intervista da me realizzata a Pau Vidal, a Carlos Maiore, a Simonetta Neto, un'intervista ricordo del nostro autore ai tempi del Covid. Nei nostri seminari spagnoli si è parlato quindi tanto di traduzione e credo sia questa una magnifica strada da seguire, a cui magari poi farò ritorno in conclusione. L'anno successivo, nel 2017, avemo di nuovo l'opportunità di ritrovarci a Barcellona per il quinto seminario sull'opera di Andrea Camilleri, ebbe luogo tra il 22 e il 24 febbraio. Un seminario questa volta congiunto con Malaga. Anche in quell'occasione decidemmo di comune accordo con il collega Edo di dedicare il grosso degli interventi alla problematica traduttiva. Si parlò infatti della traduzione dei riferimenti culturali, intervenne di nuovo il professor Marci, che in quell'occasione aveva presentato il suo magnifico progetto del Camilleri Index, che ricordo che creò enorme meraviglia tra i presenti, la stessa che continua ad estare ancora in tutti noi per l'enormità e per la ricercatezza del lavoro che sta realizzando. Potrei definire questo secondo appuntamento barcellonese come una sorta di evento accademico in cui intervennero alcuni studenti che avevano lavorato sull'opera di Andrea Camilleri e sull'argomento proposto per quell'incontro, la traduzione dei culturemi, realizzando approfondimenti che non erano scontati. Molti di questi lavori sono poi diventati tesi. Vi presero parte a quel seminario anche diversi colleghi che presentarono le loro tesi di dottorato, fra cui c'ero anch'io, come ricordava prima il professor Coce, ho avuto l'onore di essere stato il precursore in questo senso. Ho realizzato la prima tesi su Camilleri in un dottorato di ricerca in Spagna. L'incontro di Barcellona fu propizio soprattutto perché ci offrì la possibilità di conoscere il primo traduttore di Andrea Camilleri in spagnolo, Juan Carlos Gentile Vitale. Ultimamente ha tradotto Il Re di Girgenti, per molti anni ritenuta l'intraducibile. Personaggio schivo, dotato di una sensibilità e di una preparazione linguistica e umanistica eccellente. Nel 2018 il seminario sull'opera di Andrea Camilleri tornò nuovamente a Malaga, esattamente il 22-23 novembre, un piovoso mese di novembre malaghegno, tanto che qualcuno fu costretto a buttare via le scarpe infradiciate e a ricomprarne in fretta e in furia delle altre. Fornirò soltanto le iniziali del soggetto in questione, DC. Ma si vede che la pioggia fu davvero propizia, perché quel seminario sarà ricordato per molto tempo.
Fu l'ultimo dei tre seminari di quell'anno, dopo Cagliari e soprattutto dopo la bellissima esperienza di Beirut. In quegli anni, in croce di rotte e narrazioni, abbiamo la certezza della monumentalità dell'opera di Andrea Camilleri, della sua extraterritorialità. Capii, grazie a quei viaggi e a quei contesti in cui presentavamo i nostri contributi, sempre dinanzi ad un pubblico attento e generoso, capii che si trattava di un'opera aperta, aperta al mondo soprattutto, un'opera rivolta al mondo, sia esso mediterraneo, europeo o latinoamericano, un'opera cioè in grado di essere letta e capita da tutti, indipendentemente dalle latitudini geografiche e linguistiche. Se piegate il mondo è anche tutte e ognuna delle città in cui si è parlato di Camilleri e della sua opera. Di ritorno dall'affascinante esperienza di Beirut, di ritorno a quella che in un certo senso è la porta del Mediterraneo, a Malaga, con il permesso degli amici cagliaritani, il seminario del 2018 raggiunse una dimensione molto ampia. Fu il seminario del video realizzato dall'amico cagliaritano Giorgio Dettori, Camilleri e i suoi paesaggi letterari e geografici, e del video che poi dopo chiuse l'incontro, Un'isola e i suoi artisti, anch'esso di Giorgio Dettori. Fu un anno importante anche perché all'inaugurazione era presente il consigliere dell'ambasciata d'Italia di Madrid, Luis Cavalieri, la prorettrice con delega alla cultura dell'Università di Malaga, Chantal Perez, e la professoressa Luisanna Fodde, che in quell'occasione ebbe a portare i saluti del magnifico rettore dell'Università di Cagliari. A Malaga si parlò di psicologia, ringrazio il professor Giuseppe Fabiano per la sua presenza e per i tanti consigli che sempre puntualmente ci offre e gratuitamente ci offre, e si parlò anche di traduzione. E non fu un caso se alla tavola rotonda a cui presero parte Carlos Mayor, Pau Vidal, Stephen Sartarelli, all'ultimo momento purtroppo Serge Quadrupanin non poté arrivare, fare una videoconferenza a quel tempo era quasi un'eresia. Dicevo, non fu un caso se assistemmo ad una scena d'altri tempi, gli studenti seduti per terra ad ascoltare le parole dei tre moschettieri, che un po' tra il goliardico e il prudente, leggesi Pau Vidal e Carlos Mayor, il diavolo e l'acqua santa, e la diplomazia di Sartarelli, sempre saggio e rispettoso, parlavano di lingua, di traduzione e di Camilleri. Ci raccontarono le loro esperienze, svelarono alcuni segreti dell'arte del tradurre in pigiama, come dice sempre Pau Vidal, ma soprattutto fecero un brindisi al magnifico lavoro da loro stessi realizzato, essendo loro la voce di Camilleri in quell'occasione, all'inglese, allo spagnolo e al catalano. E fu proprio a Malaga che Carlos Mayor, durante il suo intervento, pronunciò una bellissima definizione sul suo lavoro, una definizione che in un certo senso è servita poi a definire la sua personale apportazione al ciclo delle traduzioni di Andrea Camilleri, di cui ormai è diventato l'erede. Nel tentativo di spiegare ai nostri studenti quanti e quali sacrifici e difficoltà trova un traduttore sul proprio cammino, ma non un traduttore qualunque, bensì il traduttore di Andrea Camilleri, definì appunto il suo agire come l'azione del salire su un treno in movimento. L'idea piacque molto agli assistenti. Io poi dopo ripresi quella frase anche nel corso dell'articolo che pubblicai nel numero 9 dei quaderni camilleriani, dove tracciai un ampio panorama sulla traduzione dell'opera del nostro autore in tutto il mondo. La difficoltà del traduttore Carlos Mayor, che si ritrova a dover tradurre un autore come Camilleri, appunto, dire prolifico e dire poco, è resa da quell'immagine molto chiaramente. L'arduo lavoro che si ritrova davanti, accentuato dai precedenti che prima di lui si sono misurati con l'opera di Camilleri, hanno reso il suo intervento molto particolare. Soltanto dopo un periodo piuttosto lungo di continuità con quanto fatto, nel rispetto soprattutto delle linee prima di lui, Carlos poco a poco si è ritagliato uno spazio personale, diciamo così, cercando la fortuna delle sue traduzioni in una sorta di sperimentalità, che comunque, rispetto ad altre lingue, come per esempio il francese o il catalano, ci ha messo un po' di tempo ad imporsi, almeno in spagnolo. Per cui quella spiegazione rendeva e rende ancora stupendamente l'idea della difficoltà del tradurre un autore, quindi quella di continuare un lavoro già iniziato da altri. L'anno successivo, il 2019, lo ricordiamo tutti con profondo cordoglio. Nel mese di luglio, proprio durante i lavori del settimo seminario, Andrea Camilleri ci lasciava. Organizziamo quell'incontro un po' frastornati dalla volontà di voler dare continuità all'esperienza seminariale, stavolta in territorio neutrale, tra Montalbano Ionico e Matera, in Basilicata, e dall'altro un po' tristi per le notizie che giungevano da Roma.
Camilleri era ricoverato in ospedale e c'era già un vuoto intorno a noi. Si sentiva questa mancanza. Tra l'altro, come avevamo fatto in occasioni precedenti, non avevamo potuto scambiare con lui quelle parole essenziali, spiegargli i motivi che ci conducevano al sud Italia. A Natale, come avveniva ormai da tempo, per un affettuoso scambio di auguri, che ormai era quasi un evento, ci eravamo salutati presso il suo domicilio romano senza sapere che quello sarebbe stato l'ultimo abbraccio. L'incontro iniziale di Montalbano, l'incontro di Montalbano Ionico, però, ci offrì l'opportunità di un'esperienza molto familiare, tenera, serena, un incontro con quella terra dimenticata. Per me, personalmente, fu quasi un ritorno, essendo anch'io di origini italiane, pur se aretino di nascita. La terra, le origini, il paesaggio furono gli argomenti principali di quel sodalizio. Intervennero studiosi locali e anche in quell'occasione il nucleo duro cagliaritano era presente, il professor Giulio Caocci e il professor Marci. Era l'anno della capitalità europea della cultura di Matera. Fummo invitati dal comune di Montalbano Ionico, proprio in quell'occasione della capitalità per un giorno del loro municipio, ad organizzare un seminario che volemmo intitolare a proposito Montalbano incontra Camilleri. Riproponemmo la mostra dei libri, che nel frattempo erano aumentati, incontrammo la cittadinanza, conoscemmo sindaci, vice sindaci, assessori comunali, ma soprattutto all'occasione di ascoltare esperti sul territorio, sull'importanza della cultura locale, delle tradizioni ancestrali e sul futuro di quelle terre. Francesco Coriglione, Antonio Bonatesta, Alessandro Cannavale e Franco Arminio, scrittore e paesiologo, volto noto a tutti, parteciparono al nostro seminario. Eravamo nella terra di Carlo Levi, o meglio, la terra che ha ospitato quel povero Cristo di Carlo Levi e che adesso ci apriva le porte. Ammirammo sbalorditi il capolavoro dove lo scrittore rappresentò la Basilicata, custodita nel Museo di Arte Moderna di Matera. Ne fummo colpiti per la vivezza delle scene, i pannelli in cui Levi rappresentò l'umanità. L'incontro di Montalbano Ionico però ci brindò anche un altro appuntamento. Prima di trasferirci a Matera, dove avremmo incontrato i traduttori, Pau Vidal e Carlos Maior, Sergio Quadrupani purtroppo all'ultimo momento dove di nuovo rinunciare per motivi di salute, affidammo la chiusura dell'incontro al professor Massimo Arcangeli, molte volte cercato, ma mai fino ad allora veramente dei nostri, il quale volle ripercorrere nel suo intervento il rapporto che anche lui aveva avuto con Camilleri e con la sua lingua, fosse anche per l'ultima volta. Arcangeli fu onesto con noi e con se stesso. Lasciammo Montalbano Ionico per trasferirci a Matera con mezzi quasi di fortuna, le macchine piene di libri, sì, perché ormai la mostra viaggiava praticamente con noi. E nella città di Sassi purtroppo ci giunse la notizia, un triste mercoledì 17 luglio. Camilleri non c'era più. Anche se le speranze erano ormai attaccate ad un filo, per molto tempo abbiamo creduto al dono dell'immortalità. Per qualche giorno regnò tra i pochi che deambulavamo per le strade di Matera, ma si era concluso, senza una meta precisa, la speranza che quella fine non giungesse mai. E invece, per dura legge della natura, arrivò. Poi ognuno partì per la destinazione. Io ho sempre pensato che quella partenza fosse necessaria a tutti. Ognuno di noi aveva bisogno di un po' di tranquillità per ritrovare Camilleri, forse per metabolizzare anche quel dolore, o per ricordare almeno uno dei momenti intimi vissuti in sua compagnia, qualcosa che potesse appagare almeno per qualche attimo l'amarezza della morte, prima che l'estate si portasse via anche i ricordi. Finisce qui questo mio resoconto dell'esperienza personale seminariale degli incontri organizzati sull'opera di Andrea Camilleri a Malaga e fuori Malaga. L'ottavo seminario, spesso pronosticato, non ha avuto poi luogo. E come se non bastasse la perdita dell'autore, la pandemia si è accanita su di noi. Ma siamo desiderosi di riscatto, siamo necessitati di nuovi incontri. Questo di oggi di Cagliari ne è la dimostrazione. Nonostante tutto, in questi anni abbiamo costruito un progetto ambizioso, internazionale, fondato principalmente sull'amicizia che ormai ci lega, sui patti, quelli già firmati e quelli che firmeremo. E su questa che vorrei definire una comunione di intenti, perché mentre conosciamo ogni volta di più l'opera di Camilleri, che Camilleri ci ha lasciato, conosciamo meglio noi stessi e quel mondo che da Vigata in poi è diventato un po' più nostro. Aprono quindi nuovi scenari, dobbiamo disegnare nuove prospettive, ma è proprio nel mondo con le sue sinergie, le sue realtà sconosciute, ma fortemente identitarie, in cui l'opera di Camilleri trova il proprio spazio e il proprio confronto, nonostante le diverse latitudini.
Si può leggere e studiare l'opera di Camilleri anche da lontano, anche dall'altra parte del mondo. E questo è ciò che cominceremo a fare, speriamo, fin dal prossimo. Ci ricordava ieri la collega Sabina Longhitano. Aver vissuto tanta esperienza, aver creato tanto sapere, essersi ed esserci immedesimati nell'opera di Camilleri da semplici uomini e donne, ricercatori e ricercatrici, apre ad altre prospettive, senza però dimenticare quanto fatto finora. Nuove sinergie ci attendono e anche nuovi progetti, dunque. Se dovessi tracciare una linea futura di continuità di questa esperienza seminariale, credo di poter essere in grado di affermare che la strada della traduzione, e quindi dello studio contrastivo dell'opera di Andrea Camilleri nell'ambito linguistico, letterario e culturale, possa essere una via interessante da curare e da sviluppare ancora. Magari, la costituzione di un gruppo di ricerca a cui sto seriamente pensando in questi giorni. Spero di poter dare a breve il primo passo, un gruppo di ricerca dal carattere interdisciplinare in cui affrontare argomenti quali la lingua, la traduzione, la ricezione, la didattica, il giallo medino. Per quella vicinanza culturale a cui facevo riferimento poc'anzi, potrebbe essere una linea utile. Siamo pronti a nuove collaborazioni, crediamo nella diversificazione di quanto fatto finora, dalla Spagna, dall'Università di Malaga in particolare. So di dovere di poter dare ancora molto. A cominciare proprio dalle prossime tesi di dottorato internazionale che saranno difese sotto la mia direzione nel nostro Ateneo, prossimamente quella di Daniel Romero in procinto di difesa, di Cristian Troisi e soprattutto quella della carissima e generosissima Simona De Montis, che saluto affettuosamente, e poi le altre che verranno. Quindi ricerca, tesi, gruppo, colgo l'occasione per rilanciare anche una vecchia idea, quella del laboratorio di traduzione per imparare a leggere, a conoscere e a tradurre Camilleri. Con loro, con i traduttori, gli artefici del successo internazionale, dalla Spagna fino in Cina. I seminari sono sempre stati impostati sulla presenza degli studenti, anche perché rappresentano in un certo senso l'avvenire, il domani. Credo sia molto importante dunque approfondire gli incontri con questo collettivo, senza confini, senza barriere. Ormai la tecnologia ci aiuta, lo stiamo vedendo in questi giorni. Dobbiamo fare il possibile per cercare sinergie nuove, quindi riferimenti, similitudini, punti di incontro con autori, opere simili a Camilleri. Dobbiamo andare verso il locale. L'incontro con il territorio in cui operiamo è essenziale, perché la necessità di conoscere è maggiore. E la linea della diversificazione, magari sfiorando anche altri ambiti, vedi il cinema, il teatro, resta una possibilità. E poi c'è la didattica, l'amico Raffaele ci insegna come l'opera del nostro autore può essere utilizzata anche nel processo di apprendimento dell'italiano per stranieri, in tutte le sue forme e particolarità linguistiche, ma soprattutto culturali. Dobbiamo pensare, e concludo, dunque in modo reale ad approfondire, ad aprire nuove linee di ricerca e soprattutto a far conoscere questo patrimonio dell'umanità che è diventata l'opera di Andrea Camilleri, che è Andrea Camilleri. Dobbiamo sentirci quindi orgogliosi di quanto abbiamo fatto finora, di quello che abbiamo coraggiosamente creato e soprattutto di quello che ci attende. Ho concluso e solo un brevissimo, piccolissimo riferimento alla pagina web della nostra università, che è sempre attiva, che aggiorniamo costantemente, pagina web alla quale diciamo, i nostri studenti possono attingere tutte le informazioni di cui necessitano, soprattutto gli studenti locali, per conoscere ed approfondire meglio l'opera di Andrea Camilleri. Grazie. Grazie a te, caro Giovanni, per questa bella ricognizione ricca e precisa, anche che dà l'idea a chi ci segue della specializzazione che segue la sede di Malaga, la sede del seminario. È stato davvero molto importante per tutti noi, sia a Cagliari che a Malaga, l'apporto dei traduttori e l'attenzione che è stata dedicata al rapporto tra la critica letteraria, anche di tipo accademico, con i professionisti della traduzione. Del resto, i nomi che hai fatto, quello di Carlos Mayor, quello di Pau Vidal e quello di Sartarelli, sono dei nomi che non sono importanti solo in relazione all'opera di Camilleri nelle varie aree linguistico-culturali.
Si tratta di traduttori che hanno tradotto filiere importanti per mercati molto larghi, per grandi quantità di lettori, filiere molto importanti della storia della letteratura italiana. Santarelli è noto, traduce non solo per il mercato anglofono europeo, ma anche per il mercato anglofono statunitense, e ha tradotto i grandi letterati contemporanei italiani. E così Carlos Maior per l'ispanofonia, eccetera. Bene, molto bene, grazie, grazie davvero. E adesso passiamo a una camillerista d'eccezione, un'altra pioniera degli studi camilleriani, autrice di una precocissima monografia all'inizio del millennio sull'autore, su Andrea Camilleri. Simona De Montis ha pubblicato con Rizzoli, I colori della letteratura, un'indagine sul caso Camilleri, se non ricordo male, nel 2001, Simona? Nel Sì. 2001, quindi 20 anni fa. 20 anni fa celebriamo il ventennale. E adesso, a distanza appunto di 20 anni, si sta preoccupando di fare un lavoro faticosissimo ma molto generoso nei confronti di chiunque studi Andrea Camilleri. Sta compilando, è stato annunciato ieri, sta compilando, sta pubblicando, perché è pronto il lavoro, sta pubblicando una ricognizione bibliografica sugli studi su Camilleri, una bibliografia camilleriana ragionata. E quindi, Simona, camillerista alla quale tutti noi ricorriamo un giorno sì e un giorno no per indicazioni e consigli, tanto controlla ogni romanzo, e ti do ben volentieri la parola. Grazie mille. Questo progetto di cui ha parlato Duilio, non è stata una mia idea, ma è stata di Giovanni Caprara e di Giuseppe Marci. Io avevo cominciato già a raccogliere il materiale in archivi personali, quindi cartelle separate, conoscendo loro la mia natura compilativa e classificatoria, diciamo così, hanno pensato fossi la persona più adatta a svolgere un lavoro di questo tipo, che inizialmente ho preso un po' con le pinze, mi sembrava proprio un lavoro di carattere compilatorio. In realtà poi si è dimostrato un lavoro quasi da detective, perché scovare effettivamente questo materiale all'interno dei database delle università non è semplice. Non fanno pubblicità sulle riviste. Le università, tanto spesso dei documenti anche di valore rimangono chiusi all'interno di circuiti estremamente ristretti. Passo alla presentazione, se no io sono troppo chiacchierona. Allora, è una bibliografia tematica sull'opera di Andrea Camilleri, non è ancora una bibliografia ragionata, quello è un progetto futuro e anche abbastanza lontano perché è estremamente impegnativo. Allora, la premessa, il successo di Camilleri e poi la sua espansione, la diffusione all'estero hanno determinato un interesse da parte della critica specializzata o anche meno specializzata, molto vasto e molto variegato, anche perché sappiamo bene la poliedricità dell'autore e anche la sua prolificità. Quindi dopo la sua scomparsa sembra oltre che utile, quasi necessario mettere ordine e classificare questo materiale. Sono centinaia di libri, di articoli, non tutti dello stesso livello, dello stesso spessore, e organizzando però appunto una bibliografia di carattere tematico che
che potesse far orientare sia l'utente specializzato, come può essere appunto uno studioso, ma anche magari la curiosità del pubblico. Allora, la formazione della bibliografia sulle opere è un'operazione estremamente lenta. Alla fine degli anni 90, quando io ho iniziato a occuparmi di Camilleri, tra il 96 e il 97, c'erano Camilleri aveva pubblicato una quindicina di titoli, più qualche racconto anche magari nelle riviste, sui quotidiani, e il mondo accademico al momento non gli aveva dedicato tanta attenzione. I primissimi, tra i primissimi contributi ci sono quelli della Grotta della Vipera, una rivista cagliaritana che da tempo non è più in produzione, dove sono stati pubblicati dei contributi e anche il racconto Il Patto, tornando a quanto detto da Giovanni Caprara, che poi è confluito in Un mese con Montalbano. Alcuni saggi molto acuti di Bruno Porcelli, qualcos'altro di Natale Tedesco, però la critica specializzata offriva ben poco. Mentre c'era una pletora, come anche adesso, un'abbondanza di articoli su quotidiani, su riviste, non, molto spesso non di grande spessore, di tutto questo si è occupato il benemerito Camilleri Fan Club. Come si può vedere, fondato nel 1997, la maggior parte degli studiosi ha questo sito come un punto di riferimento ineludibile, proprio perché si è preso la briga con operazione del tutto volontaria di raccogliere nella rassegna stampa gli articoli che sono stati pubblicati nel tempo e nelle news da notizia di eventi che magari non oltrepasserebbero la comunicazione locale, diciamo così, e che invece hanno una risonanza decisamente più ampia. Sono passati 20 anni e di più anche, e la situazione è cambiata radicalmente. Camilleri è diventato molto famoso, soprattutto grazie alla serie di Montalbano, una serie televisiva, ha avuto una grande visibilità, è stato tradotto in più di 30 lingue, con tutti i problemi connessi di cui ha parlato Giovanni Caprara, e mentre all'inizio i punti di riferimento di carattere critico erano pochi, sono diventati quasi troppi, nel senso che orientarsi all'interno di centinaia e centinaia di materiali era diventato lievemente complesso. È chiaro che più Camilleri ha continuato a diversificare la sua attività con i romanzi di ambientazione storica di diversi periodi, quindi il 600, il primo 900, i cosiddetti romanzi gialli, la narrativa di ambito vario, si è aggiunta tutta la parte relativa alla produzione di carattere fantastico, dei libri relativi al mondo dell'arte. È chiaro che la diversificazione della produzione di Camilleri ha comportato una diversificazione ulteriore del materiale bibliografico e quindi ha aumentato anche la mole di materiali e di contributi disponibili. Per avere dei punti di riferimento nell'operazione che mi apprestavo a fare, ecco, questa è una foto di Camilleri con Filippo Lupo. Per questo tipo di operazione,
mi sono ispirata da tutta una serie di esperienze precedenti, per esempio a quella di Antonio Motta, che si è preoccupato di raccogliere la bibliografia degli scritti di Leonardo Sciascia. Chiaramente la bibliografia degli scritti di un autore ha una sua completezza, nel senso che una volta che l'autore è scomparso, chiaramente i libri che sono stati prodotti, i racconti, gli articoli, eccetera, sono circoscritti. Questo non funziona con una critica di carattere bibliografica che invece consta di elementi che si aggiungono in continuazione e che rimangono annidati anche, cosa voglio dire, e che devono essere scovati in qualche maniera. Del resto, la difficoltà di Motta era dovuta al fatto che Sciascia si preoccupava proprio di poco dei propri scritti e talvolta non li firmava nemmeno, e quindi anche Motta, tutto sommato, si è dovuto arrendere a una sorta di incompletezza, diciamo così, della sua opera, che per quello che riguarda invece la natura del lavoro che ho fatto è assolutamente connaturato nell'opera stessa, cioè è un'opera destinata all'inconcludenza in qualche maniera, cioè dover essere continuamente aggiornata e adeguata. Il Camilleri Fan Club ha fatto e continua a fare un'operazione enorme. Di utilità impareggiabile, posso dire, tuttavia non è all'interno dei circuiti universitari e quindi ha pochi contatti con l'Accademia, per cui molti testi proprio di carattere specialistico non sono indicati. Quindi è un lavoro questo che in qualche maniera va a completare quelle che possono essere le mancanze di quest'altro grande repertorio che è il Camilleri Fan Club. Un altro problema è la classificazione dei contributi critici, che chiaramente deve partire dalla classificazione delle opere di Camilleri. È chiaro che ci sono delle opere che hanno contribuito a mostrare la periodicità, infatti io qui ho voluto indicare le copertine del primo e dell'ultimo dei quaderni camilleriani, ma anche delle riviste non specializzate in letteratura che hanno dedicato dello spazio e anche dei volumi monografici, uno questo di Micromega, un altro di Bianco e Nero. L'altro problema, chiaramente, è scegliere le voci all'interno della tassonomia. Qui c'è stato anche un lavoro di redazione notevolissimo, devo dire, perché è chiaro che è un ambito in cui la soggettività rischia di diventare anche lesiva rispetto a quella che è la scientificità praticamente dell'operazione, che è l'ambizione che si pone un po' questo lavoro. È chiaro che qui stiamo parlando di un lavoro di carattere artigianale, mi richiamo quindi al Camilleri Index, a quanto è stato detto anche da professor Marci nella home page. Gli indici sono utili per orientare l'autore in un mare di pagine che possono essere anche eccessive e spaventare, magari distogliere. L'indice indica, appunto, e dà la possibilità di orientarsi in questo enorme mole di materiali.
vado a bomba e faccio vedere direttamente come è organizzata la tassonomia. Inizialmente sulla persona di Andrea Camilleri ci sono moltissime testimonianze riguardo agli incontri, alla biografia. Soprattutto nell'ultimo periodo sono tanti i libri di memorie di Camilleri, per esempio esercizi di memoria, appunto la lettera alla, la lunga lettera alla bisnipotina. E poi ci sono altre voci quali l'insegnamento, le parti più consistenti sono quelle relative all'opera complessiva e quindi ai saggi nelle riviste, nei volumi collettanei, e poi questa lunga sfilza di studi comparati, che sicuramente è una delle strade da seguire. È stata già segnalata da altri, è una delle possibilità di, per continuare gli studi su Camilleri al di là degli studi della singola opera. La porzione più nutrita è quella dedicata a Montalbano, del resto si tratta di più di 30 libri, diciamo che è circa un terzo della produzione totale dell'autore, che conta oltre 110 titoli, qui siamo intorno ai 35. Quindi questa è forse stata la parte più complessa da organizzare, perché ci sono delle parti che si sovrappongono. Infatti ci sono dei riferimenti incrociati, per esempio sul cibo o sulla lingua, o sulle problematiche della traduzione. Alcuni testi sono più sul romanzo giallo in generale, e quindi sul ruolo di Camilleri all'interno del romanzo giallo contemporaneo, per cui soprattutto pensando a un lettore non specialistico, diciamo così, ci sono dei settori separati anche, per esempio, sulle riflessioni critiche che non riguardano in maniera focalizzata Camilleri, ma magari un ambito più vasto. Come si può vedere, ci sono studi singoli, diciamo così, molti studi che si concentrano su un'opera unica. Sto notando un fiorire di studi su Riccardino, anche se nessuno ancora si è preoccupato del sistema delle varianti, o perlomeno io non ne ho avuto ancora notizia. Proseguendo, le opere di ambito storico e civile, io non amo la definizione di romanzi storici per quello che riguarda Camilleri, seguo pedissequamente l'idea anche di professor Marci, romanzo storico tout court è un altro tipo di romanzo, adesso chiaramente qui non è il caso di aprire un dibattito sul tema, ma l'ambientazione storica è presente, è fortemente presente in diversi secoli, nel 6 e il 700, con questi due romanzi, Il re di Girgenti e la rivoluzione della luna, sono in ordine di pubblicazione i romanzi. Tra l'altro ho scelto di metterli in ordine di pubblicazione, non invece in ordine alfabetico. I romanzi naturalmente del periodo postunitario, romanzi del primo Novecento e poi i saggi romanzati, eccetera. La narrativa di ambito vario è quella sicuramente più farraginosa, più complessa, ed è anche forse la parte meno frequentata dalla critica. C'è un grosso interesse nei confronti della trilogia delle trasformazioni,
e anche abbastanza appunto sulle opere che riguardano le arti figurative, in particolare per esempio tutta la serie di Schira, mentre sui volumi di altro tipo c'è un interesse da parte della critica ancora un po' poco significativo, diciamo così, anche se ci sono alcuni, come Il corso delle cose, Conversazione su Tiresia, abbiamo una serie di documenti veramente di livello. E ancora la parte sulla Sicilia, la sicilianità, la questione meridionale con riferimenti a identità, luoghi, mafia, la parte sulla lingua, che anche questa è abbastanza complessa perché è quella che presenta più testi in lingua straniera, come anche prevedibile in questa sezione, nella sezione sulla traduzione, quindi lingua, dialetto, plurilinguismo, l'analisi della singola opera, anche qui c'è l'analisi appunto della singola opera, per esempio di quella in Montalbano. Ecco, queste sono, non sono tutte le lingue in cui Camilleri è stato tradotto, sono 32 se non erro, e qui ci sono invece i documenti che sono riuscita a procurarmi rispetto a queste lingue. Devo dire che i contributi di arabo sono presenti quasi esclusivamente nei quaderni camilleriani, che sono sicuramente pionieristici da questo punto di vista. Ancora, l'ultima parte della tassonomia all'interno di questo volume riguarda altri argomenti su cui la critica ha dibattuto non poco, quindi appunto il cibo, le ricette, la didattica, la comicità, la tradizione classica, la postmodernità, la recezione critica, eccetera, eccetera, eccetera. La psicologia e la psicoterapia vede molti interventi del nostro amico Pino Fabiano. Mancano qui in questo volume alcune parti. Era inverosimile riportare tutto all'interno di un volume che poi avrà una sua versione cartacea. Era anche, cosa voglio dire, poco produttivo, appunto, vista la natura della ricerca che è in Fieri. Era poco produttivo stampare un volume di 300 pagine che poi sarebbe stato già vecchio, tra virgolette, dopo poco tempo. Quindi, una delle caratteristiche del lavoro è che lo stesso testo si ritrova sotto diverse voci. Io qui ho fatto un esempio molto veloce, ma cosa voglio dire? Per esempio, uno scritto sulla lingua del Lado di Merendine, sul confronto tra la traduzione in termini televisivi e la traduzione magari dei sottotitoli o del doppiaggio eventualmente in lingua straniera, un testo come questo si troverà sotto diverse voci, quindi sotto la voce di Montalbano, sotto la voce di lingua, sotto la voce di traduzione. Tra i settori che non ho ritenuto opportuno inserire qui all'interno di questa versione è l'insieme delle opere scritte in lingua straniera, che non sono pochissime. Le lingue preminenti sono l'inglese, lo spagnolo e anche il francese, in misura molto minore altre lingue romanze come il catalano, il portoghese e meno anche invece in tedesco e altre lingue slave. Del resto io lì non avrei neanche la possibilità, francamente, di orientarmi perché non sono lingue che io conosca. Chiaramente questa è una mole di materiale immenso e il progetto è proprio quello della bibliografia
ragionata che è estremamente impegnativo perché significa qualificare e gerarchizzare i documenti tra quelli che possono essere significativi e dirimenti, quelli meno importanti ma comunque di un qualche valore, eliminando invece magari contributi ripetitivi. È chiaro che è un'operazione che comporta una certa responsabilità, e infatti ho voluto accettare una frase tipica di Camilleri, un piede leva e l'altro metti, perché è chiaro che si va incontro a tutta una serie di difficoltà evidentissime. Il progetto è un progetto futuro che non sarà neanche una breve scadenza, credo. Il mio progetto successivo è quello della tesi di cui stava parlando Giovanni, che è una tesi di comparatistica con l'opera di Arturo Pérez Reverte, con cui ci sono degli elementi estremamente significativi di comparazione. Vorrei chiudere con la condivisione delle risorse. Un'operazione di questo genere non avrebbe senso se rimanesse all'interno dell'archivio personale di un topo di biblioteca, quale io credo di essere. Deve essere condiviso con altre persone, deve essere open, come si dice adesso, e per questo è stato trasformato in un quaderno speciale, un volume speciale dei quaderni camilleriani. Mi propongo nel futuro di ampliare anche all'interno di quello che sarà il laboratorio che sto apprestando, ma chiaramente ci sono tempi un po' lunghi. Questa invece è la mail dedicata, che è presente anche appunto nel volume, per chi volesse inviare dei contributi che non sono stati ricompresi. Io infatti non ho, non sono sicurissima che manca qualcosa, anche ogni tanto trovo del materiale uscito addirittura nei primi anni 2000 o addirittura alla fine degli anni 90. Sicuramente mancano dei contributi, non si tratta di cattiva volontà, appunto, ma della difficoltà veramente a reperire i materiali. Quindi chiunque voglia inviare materiali non già pubblicati ma non noti, oppure chi pubblica qualcosa di nuovo può comunicarlo a questa mail, che è dedicata solamente a questo. Chiaramente stiamo parlando di saggi con la doppia revisione, come ormai il mondo scientifico pretende. Un tempo questo non era previsto, adesso c'è questo sistema di controllo che assicura almeno un certo livello di qualità ai contributi. Vi ringrazio, spero di non essere stata troppo noiosa. Non solo non sei stata noiosa, cara prof, siamo noi a ringraziare te intanto per l'erudizione, ma anche e soprattutto per il taglio che hai dato a questo intervento e per la premessa metodologica che è preziosa non solo in relazione a Camilleri, ma in relazione a qualunque opera dello stesso genere si voglia compiere. Grazie, grazie davvero alla professoressa De Montis. Adesso ho il piacere di presentarvi Maria Dolores García Sánchez, che è una collega dell'Università di Cagliari, ispanista, che con i suoi studi ha percorso una cronologia piuttosto ampia, si è occupata di autori che vanno dal Cinquecento all'età contemporanea, si è occupata di questioni di generi letterari e con noi si è occupata di Camilleri in diverse occasioni seminariali. Maria Dolores García Sánchez
ha accettato di intervenire anche oggi per raccontarci le ragioni del suo contatto e del suo interesse per Andrea Camilleri e per i temi che Andrea Camilleri suscita. Lola, se vuoi, puoi intervenire. Intanto Certamente, buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Come tanti di noi, come diceva ieri la professoressa Ruggerini, mi sono trovata a occuparmi di Camilleri da un punto di vista professionale, spinta dal professor Marci. Io, a differenza della professoressa Ruggerini, ero una accanita lettrice di Camilleri, però non mi sarei mai azzardata a prenderlo come oggetto dei miei studi. Invece ringrazio molto il professor Marci, intanto perché mi ha fatto partecipe di questa comunità camilleriana e perché mi ha fatto scoprire tante cose, ho fatto delle letture diverse. Ho voluto intitolare il mio intervento da Montalbano a Riccardino, Affinità ispaniche, perché credo che dall'origine della serie poliziesca fino all'ultima opera pubblicata, non scritta, qualche affinità, qualche influsso sul mondo ispanico lo possiamo trovare. Ho voluto seguire anche l'impronta del professor Marci nella presentazione del mio intervento. Sono partita dalla memoria di quello che si è fatto sugli studi su Camilleri in relazione all'ambito ispanico nei nostri seminari. Soprattutto, come si diceva ieri, hanno versato sulla traduzione, sulle diverse traduzioni allo spagnolo. Sulla difficoltà di rendere i registri linguistici diversi, le varietà diatopiche, in una lingua che non ha quella sensibilità o non ha una sensibilità equivalente a quella dell'italiano. Quindi, come per il lettore spagnolo, sotto certi punti di vista, è stato sottratto una parte della ricchezza che presenta l'opera di Camilleri. Allo stesso tempo possiamo prenderla come una sorta di controprova, poiché è un scrittore che è riuscito anche ad avere successo tra il pubblico spagnolo che non lo può apprezzare nella sua completezza. Molti sono i colleghi che si sono occupati nei diversi seminari, farò solo alcuni esempi. Abbiamo citato la professoressa Simona Cocco, Cesario Calvo, e soprattutto ho voluto anche mostrare il lavoro proposto per il professor Caprara. Avevo immaginato che lui non ne parlava, quindi approfitto per farlo io, perché credo che ha cercato di fare una proposta molto coraggiosa, sperimentale, nel tentativo di avvicinare il pubblico a quella ricchezza linguistica che gli spagnoli non conoscono, la lingua non italiana o le varietà non possono apprezzare. Poi, per quanto riguarda la memoria dei seminari, ho voluto parlare in prima persona, quello che io ho fatto, il contributo che ho dato a questi seminari, e mi sono concentrata soprattutto sull'intertestualità, visto che il mio campo di lavoro è quello della letteratura spagnola. Sono partita da quello che per il vasto pubblico può essere più riconoscibile, la relazione, l'influsso, l'indipendenza, il riconoscimento che diverse volte Camilleri ha dichiarato nei confronti di Manuel Vázquez Montalbán. È scontato per tanti che il commissario Montalbano ha ricevuto questo nome cognome di Manuel Vázquez Montalbán, come se molti potessero capire che il modello
per la serie di Montalbano fosse stata la serie di Pepe Carvalho, di Manuel Vázquez Montalbano. In realtà, quando mi sono avvicinata allo studio di queste opere, mi sono accorta che la realtà è molto più complessa. In realtà, Camilleri ha tratto ispirazione di Vázquez Montalbán più che per i romanzi polizieschi, per la costruzione, per l'architettura, per la struttura del suo Virraio di Preston, più volte citato in questi giorni, una delle sue grandi opere, di quelle che esulano dal poliziesco, però che hanno anche qualcosa di poliziesco in se stesso. Non a caso il proprio Vázquez Montalbán diverse volte ha dichiarato, una di queste volte in una conversazione con Camilleri, che in ogni romanzo c'è qualcosa di poliziesco, sia nella costruzione sia nella lettura. Noi come lettori alla fine di un romanzo vorremmo scoprire qualcosa. Qual è stato l'accostamento tra questi due romanzi? Mentre scriveva Il Virraio di Preston, secondo la propria creazione di Camilleri, aveva difficoltà a trovare la strada giusta. Nel frattempo si era posto come una sorta di esercizio di stile la creazione di un romanzo poliziesco, La forma dell'acqua. E visto che la lettura di uno dei romanzi di Manuel Vázquez Montalbán, Il pianista, gli aveva aperto gli occhi, gli aveva aiutato a trovare la strada, e poiché in quel periodo uno dei grandi successi di Vázquez Montalbán era stato l'assassinio nel Comitato Centrale, credo il quinto della serie, quarto o quinto della serie di Carvalho. Probabilmente aveva fatto un'associazione di idee, e poiché il pianista di Vázquez Montalbán lo aveva aiutato con questo schema di storia raccontata a ritroso, della quale veniamo solo ad avere una visione ampia quando riusciamo a scomporre i diversi pezzi del puzzle, gli avevano dato la chiave per Il Virraio di Preston. Come omaggio aveva deciso di dare al suo commissario a forma dell'acqua il nome di Montalbano. In questo avremmo potuto vedere una prima linea parallela tra Montalbán e Camilleri, poiché si occupano di poliziesco, ma anche di un altro tipo di romanzi che, si diceva prima, forse nel caso di Camilleri non è esattamente adeguato chiamare storici. Montalbán per i suoi aveva coniato il termine romanzi della memoria. Lui ricostruiva la storia della Spagna nel XX secolo attraverso questi, la travagliata storia tra l'altro della Spagna in questi romanzi. Dicevo, addentrandomi non solo nella lettura ma nello studio, ho scoperto altri parallelismi. Un altro era che sia nel caso di la serie Carvalho sia nel caso della serie di Montalbano, del commissario Montalbano, in realtà i due scrittori avevano cercato già la via di questi personaggi attraverso romanzi precedenti di molti anni prima. Nel caso di Camilleri, concretamente Il corso delle cose, la sua prima opera in assoluto, pubblicata nel 68, quindi addirittura molto prima dell'apparizione del personaggio di Carvalho nel romanzo Tatuaggio di Vázquez Montalbán, anche del 74, se non ricordo male. In questo senso abbiamo la controprova anche di, nonostante la generosità di Camilleri, che si manifesta una volta ancora nel riconoscere il suo debito verso Vázquez Montalbán, la lettura del corso delle cose ci dice che comunque sarebbe arrivato Montalbano, perché nella figura del carabiniere protagonista del
uno dei protagonisti del Corso delle Cose, troviamo tanti tratti della personalità del commissario Montalbano, troviamo anche una struttura, un tipo di romanzo. E non sto qua a dire tanti altri parallelismi che troviamo in queste due figure importantissime della cultura sia spagnola sia italiana, sia mediterranea. Probabilmente a Vázquez Montalbán, non so a lui, però forse in buona parte a lui, dobbiamo questa rivendicazione del poliziesco. Tutti e due sono stati grandissimi lettori di Simenon, e dal punto di vista del poliziesco è lì il modello che trovano tutti e due. E anche probabilmente in lui trovano il modello per questo altro tipo di romanzo che entrambi svilupperanno. Un'altra cosa che mi è interessato vedere nei romanzi polizieschi dell'uno e dell'altro è che, se dovessimo accettare questa denominazione di romanzi storici, anche i romanzi polizieschi sono romanzi storici nel senso che si vuole dare, ovvero perché ci aiutano a conoscere un periodo. Con i romanzi di Camilleri possiamo vedere l'Italia della seconda metà, dell'ultimo terzo del Novecento, i primi del 2000. Con i romanzi di Pepe Carvalho vediamo la storia della transizione spagnola, quel periodo dalla fine degli anni 74-75, quando il paese si avviava a un grande cambio politico, e che non è stato solo politico, che è stato sociale, culturale, e in definitiva l'avvio della democrazia. Devo confessare che, letti oggi, alcuni di questi romanzi di Montalbán sono invecchiati male, nel senso che leggere oggi Assassinio nel Comitato Centrale ci fa perdere tante delle sfumature che sul momento si coglievano, però a questo servono le edizioni critiche, la filologia ci può aiutare a recuperare quel messaggio che forse per un lettore odierno, per un lettore giovane che ha perso questi riferimenti, non riesce a ritrovare. Un'altra linea che ho seguito nei seminari è stata quella dell'avvicinamento al re di Girgenti. Mi ha fatto molto piacere cogliere oggi la notizia, che non conoscevo, della traduzione allo spagnolo di cui ci ha informato il professor Cabrara, il re campesino. Mentre ascoltavo, ho cercato e vedo che l'hanno tradotto come il re campesino. Sono veramente felice perché è uno dei più bei romanzi di Camilleri, quello che ha uno spessore veramente importante, e per me era un cruccio che gli lettori spagnoli, che i miei amici con cui parlavo dei miei lavori di questo autore, non lo potessero leggere. Oltre all'importanza che nell'opera di Camilleri ha quest'opera, questo romanzo, per me è stato interessante perché affronta un periodo molto legato alla cultura ispanica, proprio nel momento in cui la Sicilia faceva parte della monarchia ispanica. E questo ci permette di cogliere molte tracce della cultura ispanica nelle letture di Camilleri. Si trovano ovunque, e non solo nella sua attività di scrittore. Come regista aveva portato sugli schermi della RAI adattamenti di opere teatrali del Secolo d'Oro, del Teatro del Mondo di Calderón. Credo che abbia fatto anche un adattamento del Lazarillo de Tormes, la pietra miliare del romanzo picaresco. E con la lettura di Girgenti possiamo accorgerci di quanto sia vicino alla lettura dei poeti mistici, di Teresa d'Avila, di Giovanni della Croce,
fino al punto di padroneggiare e fare dei giochi, dei scambi di citazioni con queste opere. Ho tralasciato lo studio della lingua che compare, della lingua spagnola che compare nel Re di Girgente, perché in realtà non compio un'operazione simile a quella che ha realizzato quel siciliano, quando molti siciliani rinfacciano nelle opere di Camilleri non essere un vero siciliano quello che usa lui. Anche qua non è un vero spagnolo, ma non perché Camilleri non conoscesse lo spagnolo, perché lui confessa nel libro di essersi rivolto a un noto ispanista, Angelo Morino, per avere consigli e suggerimenti, perché fa lo stesso gioco linguistico con lo spagnolo che con tutti gli altri, con le altre varietà diatopiche dell'italiano e con i registri, diversi registri, gioca con la lingua arricchendola dal nostro punto di vista. Un'altra traccia molto interessante in quest'opera è la presenza sottile, forse un po' nascosta di Cervantes e del suo Chisciotte. Io non posso evitare ogni volta che leggo qualche frammento dove compare Padre Uferlito di vedere l'immagine di Don Chisciotte con la sua spada che cerca di filzare i mulini che sono giganti per lui. Si possono trovare anche tanti altri riferimenti a importanti personaggi della cultura spagnola nel Re di Girgente, sempre con questi giochi di parole. Per esempio, fa passare per giudici del Santo Ufficio, cioè dell'ufficio delle Inquisizioni, intellettuali spagnoli dell'Ottocento e Novecento, come Menéndez Pelayo, che è considerato il padre della filologia ispanica, o Jacinto Benavente, che nei primi anni del Novecento fu un notissimo drammaturgo d'enorme successo. Riuscì anche a vincere il premio Nobel della letteratura nel 1922, anche se ormai un personaggio e un autore desueto, poco frequentato. Pertanto, leggere questi testi mi fa pensare a un Camilleri che ovviamente non posso considerare un ispanista, però sì un appassionato lettore della letteratura ispanica, e in qualche modo questo amore ha lasciato traccia nelle sue opere. Perciò quando l'estate scorsa ho letto con grande piacere e allo stesso tempo con un grande dolore Ricardino, non ho potuto fare a meno di trovare altre linee parallele con un romanzo che è stato lo stesso una pietra miliare nella letteratura spagnola del Novecento, che è Niebla di Miguel de Unamuno. È ovvio che per gli italiani il rimando di Ricardino viene subito a Pirandello, però a me ha fatto pensare che oltre a conoscere e amare molto, conoscere molto bene e avere un grande amore per Pirandello, qualche traccia di questo romanzo Nebbia l'ho trovata anche in Ricardino. Perché Miguel de Unamuno pubblica questo romanzo, comincia a scriverlo nel 1907, poi riveduto compare nel 28, nel 35, ed è stato prontamente tradotto all'italiano nel 1922 a cura di Gilberto Beccari. Mi illustrava il collega Caocci, Beccari pare fosse un ispanofilo, autore di saggi su autori scrittori spagnoli dell'epoca della guerra civile. Guerra civile spagnola, intendo dire. Perché ho fatto questo accostamento? Perché nel romanzo Nebbia, Niebla,
Il suo protagonista, Augusto Perez, un personaggio molto tormentato, con un'angoscia esistenziale che le fa considerare la vita, le fa vedere la vita avvolta dalla nebbia, da lì il titolo del romanzo. A un certo punto della sua vita si trova senza saper bene cosa fare e quindi prende coraggio e decide di fare visita a un certo Miguel di Unamuno che in quel momento sta scrivendo un romanzo su di lui. E quindi questo dialogo tra Augusto Pérez e Miguel de Unamuno mi è venuto subito in mente quando leggevo i dialoghi tra l'autore e il commissario Montalbano e Recalcino. Interessante è anche perché in questo romanzo Miguel de Unamuno coniò un nuovo termine facendo il gioco tra il termine novela e romanzo in spagnolo e nivola. Lui coniò questo nuovo termine nivola sulla parola novela perché si rende conto che ha bisogno di una nuova concezione del romanzo. Il romanzo tradizionale gli sta stretto. In questi anni 20 anni di avanguardie letterarie, nonostante lui fosse piuttosto conservatore, cerca di trovare nuove strade. E questo mi ha fatto anche pensare al gioco metaletterario che troviamo in Recardino, che troviamo in Niebla e che non può che farci pensare a Cervantes. E con questo vorrei finire, perché il mio progetto sarebbe trovare tutte queste tracce, perché se c'è una tradizione metaliteraria che affonda sulla radice nella cultura spagnola è quella del prologo del Chisciotte, dove l'autore finge di costruire un ironizza sul il modo di costruire i prologhi in quell'epoca, tutti erano presi di grandi citazioni, di elogi di altri autori, e lui parla con un amico sul fatto di come costruire un dialogo. E soprattutto con uno dei capitoli della seconda parte del Chisciotte, nella quale il personaggio ha preso consapevolezza della sua condizione di personaggio letterario, fino al punto di andare a visitare, quando arriva a Barcellona, una stamperia dove stanno proprio costruendo o pubblicando la sua storia. Anche lui si domanda se la sua vita continuerà ancora ad essere soggetto dei libri. E con questo ho concluso. Grazie. Sempre molto bello ascoltarti e immagino che anche i colleghi che ti hanno seguito abbiano compreso quanto sia importante per noi la collaborazione con i colleghi ispanisti e in particolare con te, cara professoressa Garzón. Grazie, è un onore. Adesso chiederei alla regista se può mandare in onda l'ultimo degli interventi previsti per oggi, è una clip preregistrata della professoressa Caterina Carlini dell'Università Libanese di Beirut, che è la persona che si è occupata di organizzare la nostra missione, la nostra bella missione del 2018 in Libano. Nella clip la professoressa Carlini ci riassumerà i risultati conseguiti in quella occasione. Possiamo procedere. Buongiorno a tutti e un ringraziamento particolare al professor Duilio Caocci per avermi invitato a partecipare al nono seminario sull'opera di Andrea Camilleri. In questo breve intervento vorrei ricordare il sesto seminario organizzato a Beirut nel 2018. Quando abbiamo progettato il seminario su Andrea Camilleri, beh, si è trattato di una bella sfida. Perché? Perché Camilleri era poco conosciuto in Libano e per certi versi lo è ancora.
anche se devo dire che il seminario ha contribuito senz'altro ad aprire un varco. Oggi, infatti, sulla scorta degli input di quel seminario, Andrea Camilleri e la sua narrativa è diventata oggetto di studio nei programmi del Dipartimento di Italianistica in Libano. C'era l'entusiasmo per un progetto che era senz'altro ambizioso e carico di sfide, ma c'erano anche ottimi presupposti a tutti i livelli, fra i quali mi piace citare la preziosa professionalità del professor Giuseppe Marci, che ha reso possibile la collaborazione, soprattutto a distanza, quindi fra Cagliari e Beirut. Mi piace ricordare anche il continuo supporto della cara amica Simona De Montis, che mi è stata vicina in tutte le fasi organizzative. In Libano poi ho trovato fin da subito una grande disponibilità, come sempre d'altronde in qualunque iniziativa, a partire dal prezioso sostegno dell'allora direttrice Giselle Riasci. I docenti e gli studenti libanesi, pur non avendo in precedenza avuto modo di approfondire lo studio di Camilleri, hanno tuttavia accettato di confrontarsi con quest'autore per offrire il loro contributo al seminario. Io stessa, come lettrice del dipartimento, mi sono messa volentieri in gioco. Detto questo, la pianificazione del sesto seminario, ha richiesto almeno un anno, direi di più, ma siamo riusciti a organizzare un evento di portata internazionale da un titolo piuttosto suggestivo, direi: Camilleri, il Mediterraneo, incroci di rotte e di narrazioni. L'evento si è tenuto in 2 giornate, il 29 e il 30 ottobre 2018, con interventi in lingua francese, lingua inglese, italiano e arabo. Nel progetto sono state coinvolte 4 università, che hanno dato il loro patrocinio: l'Università di Cagliari, l'Università Libanese, l'Università di Malaga, l'Università du Saint-Esprit di Kaslik in Libano. E poi con interventi di docenti dell'Università di Barcellona, di Murcia, Valencia, del Messico e col patrocinio dell'ambasciata italiana in Libano. 6 docenti universitari e libanesi e 2 studentesse laureande sono intervenuti nel corso del seminario. I temi toccati nel seminario erano diversificati, ne cito soltanto alcuni. Le intersezioni con autori di narrativa poliziesca di area mediterranea, cito per esempio Leonardo Sciascia, Lorenzo Silva, Driss Shraibi e Vasquez Montalban, la sfida della traduttologia, raffronti fra romanzi dedicati al commissario Montalbano e la serie televisiva omonima e di successo. E gli adattamenti didattici dei romanzi camilleriani in ambito universitario e liceale. Mi fa piacere sottolineare che fra i saggi che sono poi confluiti nei quaderni camilleriani sono presenti anche 2 articoli di 2 docenti libanesi. E cito Layal Mehri, che aveva realizzato nel numero 10 della rivista un'analisi comparativa fra le traduzioni in arabo e francese del Cane di Terracotta, e poi il lavoro di Mona Risk. Allora era mia studentessa, nonché docente di italiano in un liceo statale. Lei ha realizzato un adattamento del testo di un testo di Camilleri all'insegnamento dell'italiano a studenti di un livello A2, quindi un livello non, di conoscenze non elevato. Quel suo lavoro è stato chiaramente sperimentato in classe ed è diventato anche oggetto della sua tesi di laurea. Mi fa piacere concludere con una rassegna di foto dei momenti più significativi del seminario, foto che hanno trovato spazio tra l'altro in un video promozionale del Dipartimento di Italianistica, segnale credo chiaro di quanto quell'evento abbia avuto un bell'impatto all'università libanese. Grazie e buon proseguimento.
Bene, anche grazie alla professoressa Carlini che da Beirut ci ha mandato questa clip così preziosa. Mi ha fatto piacere vedere tutti voi, molti di voi più giovani di 2 anni, quasi 3 direi. Ah no, 2 anni, 2 anni perché siamo andati a fine anno, se non ricordo male, a Beirut. Stavate bene, ecco, come state bene oggi. Allora, sono emersi molti temi che meritano di essere affrontati. Intanto darei la parola a Simona De Montis, che voleva porre una questione in relazione all'intervento di Lola. Simona, devi accendere il microfono. Sì, eccomi. Sì, riguarda un'osservazione che io trovo molto acuta, che ho letto nel saggio Echi di Spanidad, che riguarda il fatto che non ci sia un problema di carattere linguistico nell'interazione tra i dominatori spagnoli e la popolazione locale, quanto un problema di mentalità. Ed è, secondo me, un'osservazione che meriterebbe anche un ampliamento in qualche maniera. Cioè, la lingua non costituisce un ostacolo, ma la diversità di stile di vita e di pensiero, di riflessione nei confronti della vita costituirebbe invece un problema di relazione tra gli oppressi e gli oppressori, diciamo così. Cosa ne pensi? Sì, sono perfettamente d'accordo. Come direbbe il professor Marci, credo che in quel periodo sia nella Sicilia che nella Sardegna parlavano in tutte le lingue del mondo e se si volevano capire, e come dicevano di Montalbano, quando si volevano capire si capivano. E so che è una questione di mentalità, di classe, di ricchi, dei poveri, dei dominatori, dei dominati. Però non, è molto interessante questo gioco, è molto interessante anche il gioco che ne fa Camilleri, dal mio punto di vista, quando, come ho accennato molto velocemente, introduce lo spagnolo nel Re Risorgente e così come farà poi nella Rivoluzione della Luna. Non è che lo storpia perché non lo sa parlare, lo storpia, passatemi il termine, perché sta giocando con tutti questi registri linguistici e geografici, perché la sua opera è piena di piemontese, non solo di siciliano e non solo di spagnolo, cioè anche altre forme linguistiche. E credo che lui, attraverso la lingua, voglia espressare queste diverse mentalità. Se non ricordo male, anche nel Re Risorgente, a un certo punto, perché è ambientato tra la fine del 600 e gli inizi del 700, adesso è un po' che non l'ho letto e non vorrei sbagliarmi, però ovviamente col Trattato di Utrecht gli spagnoli, la monarchia ispanica, la monarchia ispanica va via dalla Sicilia. E credo che qualche personaggio, quando arrivano gli italiani, dica: stavamo meglio prima, no? Se fossero rimasti i Borboni, non sarebbe stato, e cioè i Borboni e gli spagnoli. Sì, sono perfettamente d'accordo con questo. Quindi Lola, non sono solo finalità mimetiche quelle, tu dicevi, l'autore gioca con la Sì. lingua, ma gioca con finalità mimetiche? Da Cioè, una parte credo che voglia ritrattare la realtà linguistica del momento, cioè quel plurilinguismo che c'era in quella società, così come c'era nel mondo sardo. Faccio questo esempio, poiché siamo all'Università di Cagliari e molti di noi abbiamo questa esperienza, sia perché l'hanno vissuta in prima persona, sia perché l'abbiamo imparata attraverso i libri. Ma poi gioca anche con i riferimenti culturali. Quando a un certo punto la protagonista, una delle protagoniste del Re Risorgente ha una sorta di visione mistica, no? Un'estasi mistico sessuale, gli vengono in mente dei versi di Giovanni della Croce. E
del cantico spirituale. Quello non è che Camilleri ha sbagliato perché non conosca molto bene, perché anche se fosse, che non credo, anche se non lo conoscesse bene, lui confessa nella nota alla fine del testo, incluso alla fine del testo, come fa sempre, spiega che si è rivolto a Angelo Morino, che è un grande ispanista. Quindi non è, è proprio una cosa voluta, questo gioco voluto. E poi il cambio di mentalità, visto che stavo parlando prima della Sardegna, quando si parla del periodo ispanico dal punto di vista letterario, no? Della letteratura ispano-sarda, credo che in Sardegna abbia pesato tantissimo la visione che si è avuto nel 700, nel 800, quindi si è parlato di questi autori ispano-sardi che non conoscevano la lingua, che scrivevano male, che non valevano la pena, e questo ha oscurato un periodo, non dico splendoroso, non abbiamo un Cervantes nella letteratura ispano-sarda, però cose molto dignitose. Solo che, e lì ritomando anche le parole di Camilleri, credo nel Pastore, insomma è uno dei romanzi, usa questa espressione che mi è sempre molto piaciuta, era una prosa terremotata. Perché? Perché era una prosa barocca, e quindi il passaggio del mondo ispanico al mondo di Savoia non è solo un avvicendamento politico, è anche un avvicendamento culturale. Lasciamo da un lato il barocco e passiamo al neoclassico, quindi per forza a un neoclassico un illuminista può inorridire con la prosa barocca, ma non perché sia spagnola o perché sia un cattivo spagnolo, perché è un gusto estetico completamente diverso. Bene. Non so se ho reso bene certo, l'idea. Certo, grazie, sì. Viene spontaneo adesso chiedere a Luigi se ha qualcosa da dire riguardo agli usi del plurilinguismo di Camilleri. Dunque, riguardo allo spagnolo del Re di Girgenti e della Rivoluzione della Luna, ovviamente non so nulla sul livello dello spagnolo. Sì, ho visto anch'io che lui dichiara di essersi servito di Angelo Morino, dichiarando anche una sua non perfetta conoscenza, ma al di là di questo, insomma, in particolare nel Re di Girgenti c'è effettivamente un gioco molto esteso nell'affiancamento, nello scontro tra le varie lingue, che è molto complicato e non sempre spiegabile con motivi mimetici. Cioè, ci sono dei passi, per esempio, in cui ci aspetteremmo, perché la focalizzazione è su un personaggio spagnolo, ci aspetteremmo una prosa con più ispanismi, invece improvvisamente ci sono c'è l'impasto col siciliano che non sarebbe congruente, oppure ci sono passi in italiano letterario laddove la focalizzazione fino a una riga prima sembrava su Zosimo, su altri personaggi comunque siciliani, insomma. Quindi lì non c'è dubbio che il termine plurilinguismo io, diciamo, non lo userei per Camilleri. Poi bisogna vedere che cosa intendiamo esattamente con questo termine, però, diciamo, come lo intendeva Contini, che l'ha inventato, in realtà l'aveva inventato per Dante, vuole intendere una mescolanza di livelli di lingue diverse messe a contatto in maniera non mimetica. Infatti, per esempio, non parliamo di plurilinguismo per il Decameron, anche se ci sono novelle in cui lui fa parlare, usa parole dovute all'ambientazione in una determinata città, ma non parliamo di plurilinguismo perché i livelli sono separati. Viceversa, in Dante è tutto mescolato, no? Allora, in Camilleri io non parlerei di plurilinguismo perché il grosso, diciamo, delle opere di Camilleri è costruito comunque con un impasto di due lingue, italiano e siciliano. Poi stasera ne riparleremo, ovviamente, quello che dà luogo al bigatese, però essenzialmente non c'è un continuo trapasso, per esempio, di registri alto, basso e così via. O comunque è raro, perché spesso in molti romanzi il punto di vista è soprattutto colloquiale, popolare e così via. Nel Re di Girgenti invece no, il Re di Girgenti effettivamente fa un po' eccezione nel corpus di Camilleri, e lì a tratti si può parlare forse di plurilinguismo, e non solo. Direi anche che c'è una anche il visto il nome di l'etichetta del plurilinguismo richiama subito Gadda, no? Il confronto con Gadda non è molto pertinente, lo diceva Camilleri stesso, però se c'è un romanzo in cui a volte viene in mente Gadda per la gestione delle voci, solamente per questo aspetto, è proprio il Re di Girgenti. Cioè, come nel pasticciaccio, a volte
È quasi impossibile capire perché il narratore cambia completamente tono, insomma, tanto che io ho ipotizzato nel pasticciaccio che ci siano contemporaneamente due narratori addirittura, uno popolare e uno colto, e noi ascoltiamo un po' uno, un po' l'altro, a volte addirittura li ascoltiamo quasi insieme, insomma. Ecco, nelle Rettifiche succede qualcosa del genere. A volte improvvisamente ci sono dei trapassi che sono non spiegabili. Alla luce della normale, diciamo, delle normali categorie narratologiche, insomma. Cioè, nei Malavoglia, quando i passaggi si fanno più intensamente popolari, è evidente che ha abbracciato in toto il punto di vista dei personaggi, e quindi c'è il discorso in diretto libro. Nel Re dei Girgenti il discorso in diretto libro ovviamente c'è molto, però non basta spiegare tutto, insomma. Quindi lì effettivamente ci sono più che di plurilinguismo, direi di plurivocità. Questo è un termine importante, insomma, che si ritrova anche in altri romanzi di Camilleri, no, non in quelli di Montalbano, soprattutto non negli ultimi, insomma. Plurivocità, cioè il fatto che il rapporto tra la voce narrante e le voci dei personaggi è complesso, è mutevole e non è predefinito, insomma. Ecco, il narratore classico, anche novecentesco, prevede una voce narrante e poi ogni tanto un avvicinamento magari verso le voci dei personaggi attraverso il discorso in diretto libro. Con queste sole categorie, il Re dei Girgenti non si può spiegare. Ecco. Non so se sono stato chiaro. Assolutamente sì, e grazie per questa bella precisazione. C'è qualcuno che vuole riprendere uno dei molti temi che sono emersi? Ci sono prospettive, Giovanni, sugli studi traduttologici? Volete insistere a Malaga su questo tema? No, ti ringrazio per avermi chiamato in causa. Ce l'ho qua il re dei Girgenti, il re campesino, no? Ed effettivamente parlavamo prima, no, di questa problematica, no, della traduzione, della variazione linguistica. Trovo che anche questa traduzione è un po', diciamo, tende un po', diciamo, ad appiattire, no? Questa varietà linguistica creata dal nostro autore, tranne un nome toqueis los cojones, che non so se rendo l'idea, no, di quello che vuol dire. Per il resto, diciamo, c'è una sorta di appiattimento. No, io invece credo che questa cosa che dici, nel senso di poter, diciamo, in un certo senso, creare, no, una linea di ricerca stabile concentrata sulla nostra università, credo che sia possibile, soprattutto considerando il fatto che in Spagna ci sono già molte università dove gli studi di traduzione sono molto avviati, non solo questa di Malaga, ma abbiamo vicino, per esempio, anche l'Università di Granada. E da parte di molti colleghi sto riscontrando in quest'ultimo periodo, diciamo, un grande interesse. Bisogna fare tanto proprio per questo motivo, perché il lettore spagnolo, non solo quello visivo, chiaramente, il lettore spagnolo si rende conto appunto di questa problematica, no? Di questo appiattimento. Cioè, tutti siamo convinti appunto del fatto che si può inventare, no? Che è un po' quello che dicevano i nostri traduttori sulle diverse strategie. Ora, per quanto riguarda invece gli studenti anche da questo punto di vista sono veramente molto interessati a questa sorta di sperimentalismo, proprio perché capiscono che comunque, diciamo, la lingua non è una sorta, diciamo, di materiale piatto, no? Dal quale non si può uscire. Proprio in questo momento, visto che siamo nell'era, diciamo, della comunicazione, mi stavo comunicando con il collega Raffaeo, che è dall'altra parte del mondo in Brasile, il quale mi stava dicendo, dice, beh, ben venga un progetto di ricerca da questo punto di vista, perché, diciamo, concentrarsi non solo chiaramente sull'avventura camilleriana, ma un po', diciamo, su tutta l'avventura che coincide, come io stavo dicendo prima, diciamo, nella conca del Mediterraneo, credo che sia molto importante, no? Quindi io, ripeto, la mia idea è questa, la mia promessa è questa, ci sto lavorando, sto cercando di riunire, no, un collettivo di docenti anche. Queste sono linee che ci possono ancora una volta saldare sia appunto sul versante dell'intertestualità e sul versante degli approcci comparatistici. Potremmo dare un contributo con i colleghi che più spesso sono intervenuti sul tema. Certamente.
Esattamente, e anche un po', scusami, per quello che stavo dicendo prima, cioè che comunque, nonostante gli sforzi che stiamo facendo, la tesi di Simona, per esempio, di Simona De Montis, appunto, diciamo, ancora c'è tanto, secondo me, da fare, per quanto riguarda soprattutto questa conoscenza della cultura letteraria spagnola. I nomi che io stavo facendo prima, non solo per essere verte, ma i tanti nomi, di cui abbiamo sentito parlare, che purtroppo sono dei benemeriti sconosciuti ancora oggi, no? Sia in Italia, ma soprattutto anche in Spagna, no? Quindi, secondo me, insomma, Anche credo nel mio studio, no, non solo in tutta Italia, ma proprio precisamente nel mio studio, quei nomi sono abbastanza sconosciuti. Però quindi appunto. benvenga qualsiasi tipo di collaborazione e soprattutto appunto considerando il fatto che credo che sia un buon momento in vista insomma, di questa necessità, no? Che abbiamo di nuovi progetti, no? Di nuove linee. Poi comunque insomma la traduzione secondo me è sempre un campo molto, molto interessante sotto tutti i punti di vista. Certo. Benissimo, benissimo. Simona, ancora avevi uno spunto piuttosto interessante, lo vedo in chat e quindi ti passo subito la parola. Sì, in riferimento alla possibilità comparatistica con Niebla di Unamuno, che stavo cominciando anch'io, anche se non sono ispanista, a indagare, che potrebbe partire dal presupposto di un breve scritto di Unamuno che si intitola Pirandello e io, che sicuramente lo la conosce, e che quindi mette le radici del confronto tra l'uno e l'altro, addirittura in riferimento a quello che è stato il confronto tra Pirandello e Unamuno, che tornando a Camilleri può ricordare lo stupore di Camilleri di fronte a Capitan Cacci, che era identico a un personaggio di Amado. Quindi è anche una questione di archetipi, se vogliamo, però effettivamente il lettore italiano pensa a Pirandello, il lettore spagnolo può pensare Per la a Unamuno, precisione, Pirandello e Simona, Unamuno erano collegati tra di loro. per la precisione, spiega chi era Capitan Cacci, perché è il personaggio del finale del Filo di Fumo? No, no, No. Capitan Cacci è un personaggio che è presente, è un omonimo, è presente nel gioco della mosca e in un breve racconto fulminante pubblicato, se non ricordo male, sulla stampa. Quel quacquaraquà di Capitan Cacci. Lo Era un andava millantatore. precisato perché altrimenti sarebbe rimasto oscuro. Lola, volevi aggiungere Sì, qualcosa? volevo proprio, era una delle cose che pensavo di dire, poi ho tagliato perché non volevo essere lunga, però effettivamente Pirandello, scusate, uno viene rinfacciato di ispirarsi a Pirandello. E lui, in un articolo del 1923 nel diario La Nazione de Buenos Aires, l'articolo al quale fa riferimento Simona, intitolato Pirandello e io e Pirandello, dice proprio questo, che non è che lui si sia ispirato a Pirandello, è che probabilmente a tutte e due è venuta in mente questa idea perché hanno delle letture in comune. E tra l'altro racconta una cosa molto interessante, e con questo finisco, dice che grazie alla traduzione, il libro Niebla in Spagna, quando è uscito, non ha avuto un grande successo. Non ha riscontrato grande seguito. Invece, lui intendo dire Unamuno, ringrazia la traduzione di Beccari, anche se non lo cita, perché dice che ha avuto un grandissimo successo in Italia. Stiamo parlando del 1922. E quindi anche questo articolo mi ha incuriosito perché ho cominciato a pensare che questa traduzione forse aveva avuto una grande diffusione o una certa diffusione e che forse Unamuno era letto in Italia allora, cosa che per me è stato non immaginavo sinceramente, appunto per questo, perché pensavo che l'ombra di Pirandello fosse talmente grande che avesse oscurato un autore come Unamuno, che invece in Spagna ha ha un grande valore, è una pietra miliare, una delle figure più seguite in quel periodo e soprattutto non solo dal punto di vista letterario, lui ha avuto una posizione politica molto netta nei confronti
quelli che hanno iniziato, quello che sarebbe dopo la guerra civile, è diventata famosissima una sua frase, era il rettore dell'Università di Salamanca, che è una sorta di Università di Bologna, no? La prima università spagnola, o quasi una delle prime. I militari franchisti entrati nell'aula magna del rettorato volevano, insomma, sopraffare queste cerimonie. È diventata famosa la frase di Unamuno che diceva: vincerete, ma non convincerete, cioè, nel senso che lui fino all'ultimo ha cercato di difendere le posizioni, nonostante fosse abbastanza conservatore, Unamuno. Però, insomma, una difesa della democrazia interessante. Quindi, dicevo, quello che rappresenta per la cultura spagnola forse non si percepisce in Italia, per cui per me è stata una scoperta. Questa diffusione e questa soddisfazione di Unamuno della traduzione che si leggeva in Italia. Bene, molto bene. E ora Giuseppe Marci vuole dire qualcosa? Sì, intanto voglio dire che ho seguito con grande interesse tutti gli interventi di questa mattina che hanno presentato aspetti differenti, riuscendo a non concentrarsi sull'aspetto documentario dell'informazione, del racconto di ciò che è stato fatto, ma introducendo sempre degli elementi propositivi che riguardano le possibili attività future. E tra queste attività ho ascoltato affascinato l'ultima parte della conversazione fra i diversi interlocutori che hanno messo in relazione autori diversi concorrenti in qualche misura a ispirare l'azione di Camilleri. Naturalmente, a me è molto caro il ricordo di tutto, della partenza delle nostre, intendo mie, ma soprattutto della professoressa García Sánchez, le nostre riflessioni su Re di Girgenti, che nacquero Tieni un'ora, volumi di dieci. fronte ad una, scusate, solo un momento, di fronte ad una affascinata platea di studenti di un corso triennale che ascoltavano la professoressa García Sánchez che parlava di questi autori spagnoli, dei mistici spagnoli, la ascoltavano come se lei stesse svelando e stava loro svelando un universo sconosciuto, ma strettamente legato agli studi che in quel momento stavano facendo. E l'altro autore che qui mi piace ricordare, mi dispiace soltanto che Raffaeu si sia dovuto allontanare per i suoi impegni, è Jorge Amado, perché il Capitan Caci, giustamente ricordato da Simona De Montis, è una figura purtroppo presente soltanto nei piccoli momenti narrativi che Simona ha citato, ma è una grande figura che richiama il personaggio di Jorge Amado, protagonista di un bellissimo racconto. Oltretutto, poi nell'edizione italiana quel racconto è stato pubblicato insieme all'altro fenomenale racconto di Jorge Amado, quello che in italiano appare come, con il nome del protagonista, Quincas Lacquaiolo, traduzione completamente errata, perché in realtà Quincas non amava l'acqua, ma preferiva bere delle sostanze ben più pesanti. E io chiesi a Camilleri, con un po' di titubanza, devo dire, se nel delineare la figura di Capitan Caci avesse avuto a mente il
il personaggio di Giorgio Amado? E lui mi rispose di no. Mi rispose che, non, che aveva letto il racconto di Amado successivamente. E poi per spiegare questo fenomeno, appunto usò quell'espressione che abbiamo riportato nel primo volume dei quaderni camilleriani, e cioè lui diceva gli scrittori attingono ad una biblioteca archetipale. Ed è lì che ci sono figure, che ci sono... Insomma, mi confermo nella mia idea che quando abbiamo iniziato a chiedere a tanti colleghi di prestare un po' d'attenzione alla proposta che noi facevamo, e molti ci rispondevano, ma io non mi occupo di, io sono specialista di un'altra cosa, la nostra risposta è sempre stata, ma noi esattamente di quello di cui tu ti occupi vogliamo sapere, esattamente di, del settore di cui tu sei uno specialista. La connessione con Camilleri si produrrà poi nel contesto, nell'insieme delle cose che stiamo mettendo insieme, si capirà il senso dell'operazione. Beh, il vostro dibattito di questa mattina è una prova esemplare di come ciò si possa realizzare e delle possibilità enormi di sviluppo futuro che tutto ciò potrà avere. E, non faccio esempi, ma ne ho in mente molti e ho avviato naturalmente anche dei contatti che spero possano produrre risultati utili. E, ad esempio, per quel che riguarda gli scrittori americani, intendendo gli scrittori statunitensi, e in particolare per quel che riguarda gli scrittori siculo-americani, ovvero i figli di una prima generazione di immigrati negli Stati Uniti che aveva dovuto duramente affermare se stessa nella presenza nel mondo economico degli Stati Uniti e i cui figli poi a poco hanno invece compiuto degli studi anche in circostanze difficilissime. Io penso soprattutto a Pietro Di Donato, autore di Cristo fra i muratori, come si intitola nella traduzione italiana, che nasce egli stesso muratore e figlio di muratore, e nel suo romanzo racconta la storia di un bambino che deve avviarsi al duro lavoro del muratore perché, essendo morto sul lavoro, il padre deve sostenere la famiglia. Ebbene, io credo che la figura e l'opera di Pietro Di Donato siano ben presenti in un racconto. Simona, aiutami tu, naturalmente, a individuare il racconto del cui titolo mi sfugge, nel quale si parla del muratore albanese caduto dal ponteggio, e che poi si scopre che in realtà non è un muratore e non è caduto, ma è un investigatore che è stato buttato giù dal ponteggio. E lì il collegamento con Di Donato appare importante, ma non può essere raccontato da noi, deve essere... Dovremmo riuscire ad individuare e coinvolgere uno studioso che di quell'autore e di quell'insieme d'autori si occupino e vogliano dedicare un po' del loro tempo a questo problema. Grazie. Grazie, sì. È arrivato nel frattempo, credo che l'abbia inviato Giovanni, un messaggio di Giuseppe Fabiano che vi vado a leggere. È dovuto uscire lui dalla riunione, dalla diretta per questioni di lavoro, e dice: Giuseppe, credo che ripercorrere la storia dei seminari non abbia avuto, se non per il giusto orgoglio, il carattere autocelebrativo,
ma sia stato fondamentale per rispettare elementi di memoria che direttamente danno conferma del senso dell'identità. E questi due elementi hanno portato ad una metanarrazione che indica direttamente le possibilità progettuali future, anche perché l'opera di Camilleri si propone come uno specchio poliedrico che coinvolge letteratura, filologia, traduttologia, narratologia, psicologia. Elementi questi che confermano la poliedricità di Camilleri sia nella dimensione narrativa che in quella più personale, quella dote di umanità, maiuscolo, e che mi piace scrivere volutamente in con maiuscola iniziale, cui ha fatto riferimento il professor Marci ieri, e che per noi che lo abbiamo ammirato, amato e conosciuto è stato a sua volta specchio di emozioni e sentimenti. Ci tenevo a leggervi questo contributo di Giuseppe, che è un nostro caro amico che con noi ha collaborato tante volte, sempre generosamente. Allora, se non ci sono ulteriori interventi, per oggi possiamo, per questa mattina, per la seduta di questa mattina, possiamo anche concludere, ancora una volta ringraziando tutti i convenuti e dandoci appuntamento per questo pomeriggio alle 17. La seduta di questo pomeriggio sarà guidata da Simona De Montis. Io sarò comunque presente. Un caro saluto, grazie, grazie a tutti voi e a chi ci ha seguito. A questo pomeriggio, buon pranzo nel frattempo. Grazie, grazie. Ciao.